Ciao a tutti da Costanza, Fabrizio, Valerio e Lisa. Benvenuti alla nostra rubrica C'era una volta. Siamo pronti anche oggi a inventare la nostra bellissima storia. Guardate un po' in basso cosa c'è qui davanti a noi. Ci sono dei fogli verdi che ho scritto io, ma loro non ho svelato cosa c'è scritto sotto, sono super curiosi. Costanza, dici cosa c'è scritto per favore? Non gliel'ho detto. Almeno che qualcuno non ha sbirciato, io non me ne sono accorta, non lo so questo, ma vabbè, mi voglio fidare dei miei collaboratori. Dunque ragazzi, siamo pronti anche oggi per inventare la nostra bellissima storia per la quale abbiamo bisogno dei nostri foglietti, sotto cui ho scritto, ve lo dico, ve lo svelo, dei titoli di favole famose. Però, prima di fare questo, occhi chiusi, veloci, veloci. Oggi voglio essere veloce e soprattutto sprint, perché non vedo l'ora di cominciare. Dobbiamo fare il nostro riscaldamento della fantasia. Cominciamo, cominciamo, occhi chiusi. Allora, testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti. Diamo il via alla fantasia. Siamo pronti. Ragazzi, allora, come vi ho detto pochi secondi fa, sotto ogni pezzo di ogni striscia di carta c'è un titolo di una favola famosa. Pesca la tua, caro Fabrizio. Molto bene, la leggiamo dopo. Vai Valerio, pesca la tua. Ok, Elisa, a te quale ispira di più? Molto bene. Mi è venuta un'idea proprio adesso. Sì, esattamente, dai, dai, passane una anche a me, dai, dai, quell'altra ce la lasciamo alla fine, ma no, dai, non la utilizziamo, altrimenti verrebbe una... Ecco, bravo, mettilo da parte. Qui sotto abbiamo titoli di favole famose, cominciamo. Elisa, tu chi hai? Aladdino e la lampada magica. Molto bene, metti la striscia davanti a te, molto bene, vai Valerio. Il cappuccetto rosso. Molto bene, Fabrizio, tu chi hai? Il brutto anatrocco. Io invece ho il gatto con gli stivali. Beh, sarebbe un po' lungo raccontare di fila tutte queste storie, veramente un po' troppo lungo. Ho pensato di fare questo giochino molto divertente. Se io ti dico il brutto anatroccolo, sceglimi una parola, prendo il libro. Questa volta, piccola novità, scrivo io. Fabrizio, se tu hai davanti il brutto anatroccolo, se mi dovessi scegliere una parola, sceglieresti? Brutto. Molto bene. Valerio, se dovessi scegliere una parola del tuo titolo che è cappuccetto rosso, cosa sceglieresti? Cappuccetto. Ah, molto bene. Elisa, se dovessi scegliere una parola dal tuo titolo, cosa sceglieresti? Che sarebbe Aladino, la lampada magica, sceglieresti? Aladino. Ah, ok. Costanza, poiché davanti a te hai il titolo Il gatto con gli stivali, se dovessi scegliere una parola da questo titolo, cosa sceglieresti? A me piacerebbe stivali. Sì, dai, mi piace stivali. Ok, allora, cari bambini, voi sapete benissimo che quando raccontiamo le nostre storie, solitamente il titolo lo scriviamo alla fine, perché non sappiamo di cosa andremo a parlare. Oggi all'inizio. Oggi sì, vi propongo prima il titolo e dal titolo partiamo per scrivere e raccontare la nostra storia. Allora, dunque. Allora, raccontiamo la storia di Aladino con il suo brutto cappuccetto. In questo caso cappuccetto intendiamo non la bambina, ma intendiamo proprio un cappuccio, un mantello con un cappuccio. Aladino con il suo brutto cappuccetto e i suoi lunghi stivali. Molto bene, ok, e i suoi lunghi stivali. Ok, ragazzi, iniziate a pensare qualcosa, Vi voglio attivi, attivi, attivi. Molto bene. Allora, dunque, vi metto le paroline davanti, così non le dimentichiamo. Ogni tanto andiamo a rinfrescare. Mi raccomando, abbiamo fatto il riscaldamento della fantasia, dunque vi voglio super, super impegnati. Nella nostra storia vi raccontiamo la storia intitolata Aladino con il suo brutto cappuccetto e i suoi lunghi stivali. Molto bene. C'era una volta un giovane pescatore,
un giovane pescatore di nome Aladino, perché qui non è più Aladino di questa storia, è un altro Aladino. È un giovane pescatore che abitava su un lago, che si chiamava Aladino, che andava sempre a pescare con un brutto cappuccio di plastica in testa e i suoi lunghi stivali per entrare nel lago e andare a pescare. Un bel giorno cosa succede ad Aladino? Vai! Cosa succede? C'era un pesce così tanto vorace, sì, che lo trascinava e lui è andato sott'acqua. C'era un brutto pesce, lui andò a pescare, questo brutto pesce lo portò sott'acqua, lo spinse fortissimo, tanto che addirittura gli sfilò i suoi lunghi stivali. E poi cosa successe? Che un pesce prese i suoi stivali e se li conservò nella sua piccola tana sotto. Ah, abbiamo un pesce ladro di stivali, ma guarda un po'. E poi cos'altro successe? Che questo pesce che aveva tirato gli stivali gli tolse pure il cappuccio. Ah, dunque, quindi un pesce ladro di stivali, che poi chissà cosa dovrà fare con questi stivali, ma forse lo scopriremo, forse no, ladro di stivali e addirittura ruba anche il cappuccio, glielo strappa e se lo porta nella sua tana sottomarina, tipo una tana come questa, nascosta dietro il pesce dove abitava. Ah, aveva una conchiglia gigante dietro cui andò a nascondere gli stivali di Aladino e il brutto cappuccetto di Aladino. Aladino, poverino, cosa fa? Si butta nel mare a cercare. Diventa un pesce. Ah, aspetta, eravamo in un mare o in un lago? In un lago, scusami. Allora, si butta in un lago. Che diventa già un mare. Ah, ecco, ok. Questo fatto del mare, noi ce l'abbiamo nel cuore il mare, per cui non possiamo inventare una storia se dentro non ci mettiamo il gusto salato del mare. Come Dorina. E condivido questa cosa, dobbiamo sempre mettere il gusto salato del mare. Molto bene, allora il povero Aladino che inizia a piangere perché torna a casa senza stivali e senza il cappuccio, viene costretto dal padre a rituffarsi per andare a ripescare i suoi oggetti, perché il padre dice: ma caro Aladino, io ho lavorato tanto per comprarti i tuoi lunghi stivali di plastica per andare a pescare. Ora non puoi più andare a pescare perché nei laghi senza i lunghi stivali non si può andare, perché a volte c'è bisogno di immergersi con i lunghi stivali per poter magari prendere dei pesci, non so, che ti scappano e quindi devi andare là, li devi pescare. Poi dice il padre: e poi ti avevo comprato quel mantello di plastica con quel cappuccio, lo so che era un brutto cappuccio, però ti tornava utile per quando pioveva. Adesso mi dispiace Aladino, devi tornare nel lago tuffarti e riportarmi questi oggetti preziosi. Quindi cosa fa? Come appunto si stava dicendo? Nell'acqua e va alla ricerca di questa conchiglia grande. Quindi cosa succede? Che va vicino a questa conchiglia grande e trova il suo mantello e il suo cappuccio. Però cosa succede? Non è così facile, perché il pesce, io credo che non fosse un pesce proprio buono. Cosa fa questo pesce? Era una trappola che lo costringeva a cadere in un buco. Ah, ecco, dunque il pesce non solo era un ladro, era anche un furbacchione, perché tira Aladino in una trappola. Dalla conchiglia addirittura Aladino cade in un buco. Ah, in un buco. E questo buco dove lo porta? In un paese fantastico. Ah beh, in realtà quindi tanto cattivo questo pesce non era, ci dà la possibilità di fare una nuova avventura, dunque facciamo questo tuffo nella fantasia ancora di più, perché questo pesce ladruncolo permette di passare dalla conchiglia al buco in un paese fantastico. Oh, perché? Perché il pesce vuol far fare ad Aladino l'avventura che poi lo porterà a recuperare i suoi stivali e il suo cappuccetto, però deve prima compiere una missione nel paese fantastico. Vediamo quale missione sarà, se è bella o brutta. Vai! Che vicino a questo buco, prima che cadesse, sì? ci stava un bigliettino dove c'era scritto che doveva trovare dentro quest'isola fantastica il suo mantello e il suo cappuccetto. Ah, ok, dunque ha una missione. Se lo stivale e il cappuccio vuoi trovare, da solo te le devi andare a pescare. E Aladino dice: ok, sono pronto per la missione, parto.
La missione in cosa consiste? Che doveva cercare in tutto quel paese, sì, i suoi stivali lunghi e il suo brutto cappuccio. Ok, ma in questo paese chi abitava? Abitava un signore che odiava tutti. Ah, ok, quindi non era un signore proprio simpatico. Bene, bene, bene. Era un signore quindi brutto? Sì, e non gli voleva far superare la sua impresa. Ok, quindi alla fine era così brutto che voleva il brutto cappuccio di Aladino e voleva anche i suoi lunghi stivali? Sì. Ah, ok. Quindi la missione di Aladino non è solo quello di recuperare i suoi lunghi stivali e il suo mantello col cappuccio, ma è anche quello di far tornare ad essere buono e sorridente questo uomo misterioso di questo paese. Dunque lui aveva una doppia missione, ecco perché il pesce fa tutto questo. Perché sa che nel paese fantastico c'è un uomo brutto e cattivo che deve tornare ad essere buono e solo Aladino può riuscirci. Quindi che cominci la missione nel momento in cui Aladino incontra questo uomo, nel paese fantastico, cosa succede? Che lui lo trascina nella sua bottega. Ah, e cosa costruiva nella sua bottega questo uomo? Delle mensole di legno. Ah, costruiva delle mensole di legno che poi servivano a che cosa? A mettere tutte le cose brutte da fare ai abitanti. Ah, ok, ok. E io credo che in queste mensole di legno lui avesse anche conservato, anzi, nascosto gli stivali, vero? Io sono convinta che questo uomo aveva nascosto il brutto cappuccetto e gli stivali in queste mensole di legno. Molto bene. Aladino arriva alla bottega del signor Omone. Come l'abbiamo chiamato? Non ha ancora un nome, io lo diamo adesso. Come l'abbiamo chiamato? Come lo vogliamo chiamare? Antonio. Aladino arriva alla bottega del signor Omone Antonio e bussa. Toc toc. E lui da dentro come risponde? Chi è che bussa? Cosa vuoi? È un uomo un po' inquietante effettivamente. No, Aladino dice, devo assolutamente portare a termine la mia missione. Voglio sì i miei stivali, voglio sì il mio brutto cappuccetto, ma devo anche far sorridere questo Omone che ha un vocione. Mi scusi signore, io mi chiamo Aladino e sono qui perché mi piace questo paese. Non è che potrebbe portarmi in giro a conoscere il suo bel paese? E l'uomo cosa risponde? No! Aiuto, Aladino ha paura, no, voglio tornare indietro, non fa niente gli stivali, li lascio qui. Poi pensa il padre che dice, no, torna a prendere gli stivali, e dice, no, va bene, ce la posso fare, ce la devo fare. E poi non poteva più tornare sopra. Giusto, hai ragione. E quindi, di nuovo l'uomo, no, vai via! Ma Aladino insiste, cosa dice? Apre la porta di forza e gli fa ridare le sue cose. Ma cosa gli dice? L'uomo perché si lascia convincere? Aladino cosa fa di così bello per convincerlo? Gli porta un regalo. Ah, ok, gli porta un regalo. Caro signore, io forse la sto disturbando, è vero, però sono qui e ho portato un regalo, un dono dal mio paese. Vorrebbe vedere cos'è? E lui cosa risponde? Un regalo? Un dono? Voglio vedere! Vieni, entra dentro! E Aladino riesce ad entrare dentro. In realtà però lui un dono non l'aveva preparato. Regalo non c'era niente. Non c'era niente, però si deve inventare qualcosa, quindi quello che è addosso, quello si inventa, entra. Voglio vedere qual è il regalo, dice il signor Antonio. E Aladino dice, ah, il regalo? Sì, adesso ce l'ho proprio qui, nella mia tasca. Dice, adesso cosa gli porto? Mette le mani in tasca. E prende un pennarello. Ah, e caccia un pennarello. E dice, guardi, signor, mi scusi, come si chiama lei, signor? Antonio. Ok, signor Antonio. E le porto in dono questo pennarello. Un pennarello? Cosa me ne faccio io di un pennarello? E Aladino dice, un pennarello magico. Esattamente. No, mio caro signore, questo è un pennarello magico. Con questo pennarello lei potrà scrivere. E quando scrive, quando ha finito di scrivere si avvera quella frase. Ah, molto bene. E il signore dice, ma sei proprio sicuro di questa cosa? Sì. Aladino dice, sì, sì. Sarà vero poi? Sì. No. Ma alla fine, è un paese fantastico, diciamo di sì. Aladino dice, sì, sì, guardi, le posso assicurare, qualunque cosa scrivo, quella si avvera. E lui dice, voglio provare, non mi fido.
Aladino dice, ecco, ho trovato il modo per recuperare i miei stivali e il mio mantello. Prende il pennarello e... Glielo dà. Prima di darglielo inizia a scrivere Aladino stesso e dice, caro signore, in questo momento io recupererò i miei stivali e il mio cappuccio che hai nella tua bottega. Il signore cosa dice? E tu come fai a saperlo? Aladino dice, semplice, il mio pennarello è magico e quindi tu adesso cosa dovrai fare per me? Dovrai... Ridarmi le cose. Facciamo che io ti do, che tu mi dai prima il cappuccio e il cappuccio brutto e gli stivali lunghi. Sì. E poi io forse ti darò il pennarello. Ah, o il signore dice, io voglio essere sicuro, non mi fido di te. Allora scrivi un'altra frase in cui mi farai capire che veramente il pennarello è mio. Aladino dice, va bene, ok, io ho una certa fretta, c'è mio padre che mi aspetta, devo portare a lui di nuovo gli stivali e il cappuccetto. Allora inizia a scrivere, caro signor Omone, questo pennarello sarà tuo, ma solo se mi farai un sorriso. Eccolo, guarda la telecamera e sorridi, eccolo, molto bene. E così il pennarello magico, che poi in fondo all'inizio non era magico, lo è diventato nella nostra bella storia. Grazie a questo pennarello magico abbiamo compiuto due magie, o meglio non noi, Aladino è riuscito a recuperare il suo cappuccetto brutto con i suoi stivali, ma è riuscito anche a far la missione, che era quella anche di far sorridere Antonio. Molto bene, quindi Antonio cosa fa? Sorride, felice perché ha ricevuto un pennarello magico, almeno si spera. E cosa fa? Restituisce? I stivali e il cappuccio. Ok, ormai è tardi. Aladino deve tornare sulla terraferma. Si rituffa nel buco, saluta l'omone e passa attraverso tutto il paese fantastico. Rientra nel buco magico, ritorna dove c'era quella grande... Cosa c'era in acqua sotto? Quella grande conchiglia. Passa la grande conchiglia, saluta con un bel abbraccio il pesce e via, veloce, torna a casa. Rinfila gli stivali, entra con il cappuccio in testa brutto, il padre lo vede e dice... Yeah, l'hai trovato! Ma sei un figlio fantastico, hai ritrovato le mie cose, sono davvero felice, bravo! Però adesso ritorna a pescare, a lavorare! Per premio ti diamo 5 minuti di pausa. Ok, 5 minuti di pausa da cosa? Dalla pesca. Ok, il padre dice, adesso hai recuperato tutto, bravo, sei un figlio fantastico, 5 minuti di pausa, ma poi subito a lavorare. Aladino dice, va bene padre, ritornerò a lavorare, ma sono felice di aver compiuto una missione. Bene, allora ragazzi, questa storia Aladino con il suo brutto cappuccetto e i suoi lunghi stivali ci ha fatto decisamente divertire. Che ne dite? Vi è piaciuta questa storia? Sì, molto! Okay. Bene. Siamo tutti molto contenti perché anche oggi abbiamo costruito una bellissima storia. Ora non ci resta che salutarci. Ciao da Costanza, Fabrizio, Valerio. Ciao da Elisa. Ciao e alla prossima puntata. Muah.